Nuovo appuntamento con Come Funziona, siamo tornati sul divano di Italia Music Club. Oggi affrontiamo un argomento enorme, davvero immenso a livello di angolazioni dalle quali raccontarlo, e abbiamo scelto una persona che, come pochi, davvero può parlarcene. L'argomento di oggi è il mondo della produzione dei tour, dei concerti, e abbiamo con noi Maurizio Cappellini, che collabora con Show Crew, possiamo dire direttore di produzione, giusto? È giusta come Assolutamente definizione? sì, quello. E per darvi un minimo di contesto, a livello di curriculum, solo tra le cose più recenti annoveriamo il decennale dell'Erba Cattiva di Amischilla, quindi tutto il tour che ha visto le sei date ai magazzini, Parma, Roma, abbiamo Franco 126, abbiamo anche Post Malone, quindi più curriculum giusto di così si muore davvero. Maurizio, grazie mille di essere qui. E, prima di addentrarci poi più nel mondo della produzione, mi piacerebbe parlare un po' del tuo percorso. Cioè, quando sei arrivato a pensare di voler lavorare nel mondo della musica? Io nasco come pessimo musicista, per cui non potendo guadagnarmi da vivere con quello, ho cercato di, un po' come quando i calciatori sono scarsi e finiscono in porta, ho deciso di fare questo tipo di carriera. In realtà sono sempre stato molto affascinato dalla parte tecnica e ho cominciato, come quasi tutti quelli che conosco, dall'assistere qualcun altro facendo chi il facchino, chi tirando cavi, chi l'elettricista, chi il piccolo direttore, l'assistente di produzione. E poi piano piano sono cresciuto, ho capito qual era il mio campo, quali erano le cose che mi venivano meglio e soprattutto dove volevo andare. Però insomma è stato un percorso ormai più che ventennale, Una purtroppo. lunga gavetta. Quanto è stato fondamentale per la tua formazione fare proprio questo percorso a Scalini? A differenza di ora, dove esistono dei corsi, delle scuole che appunto cercano di spiegare il project management e cose del genere, la produzione era e a mio parere è tuttora totalmente empirica, per cui solamente vedendo cosa facevano gli altri, mosso la passione, semplicemente quello, cioè il fascino che questo ha esercitato su di me è stato sicuramente importante. All'epoca c'era veramente tantissimo lavoro e po poche persone a farlo. Esattamente l'opposto di ciò che è adesso, o meglio, di ciò che era questo lavoro fino al periodo pre-pandemico. Per cui, insomma, lì c'era anche molto poco da stare alla finestra, ma c'era da pigliare Da fare. e partire, esattamente. E ecco, cioè, qual è stato, ricordi qual è stato proprio il primo momento in cui hai messo piede in una produzione? Te lo ricordi? Proprio la prima produzione, il primo ruolo che avevi? Ricordo due momenti. Il primo lavoro, diciamo, la prima venue in assoluto, il primo così, trovarmi a fare qualcosa per qualcun altro, sono stato anche molto fortunato, perché in realtà è stato un concerto dei Motorhead. Ah, quindi una cosina da niente, per il No, in un battesimo. locale che non esiste neanche più, e non so se te lo ricordi, si chiamava Rainbow a Milano. Quello fu proprio quello, insomma, andai lì, mi dissero prendi questo, mettilo là. Non sapevo esattamente cosa stavo facendo, però insomma, questo è stato l'inizio. Dopodiché, probabilmente il primo lavoro che ho seguito da solo, c'è stata anche una fase di mezzo, ma da solo, e mi sembrava la cosa più importante del mondo in quel momento. Anche in questo caso il locale non esiste più, ma è molto più famoso, il Rolling Ok, Stone, beh sì, qui iconico. è molto iconico, ed era uno show di Gianluca Grignani, pensa un po'. Com'è cambiata la formazione? Nel senso, appunto, accennavi prima al fatto che esistano molti corsi, molte possibilità di formarsi prima della prova pratica. Tu, dall'alto della tua posizione e della tua esperienza, quando ti confronti con dei neofiti, dei nuovi arrivati, quanto è difficile guidarli? Nel senso, quanto è difficile formare delle persone all'interno del mondo della produzione? Ma non vorrei sembrasse una critica, ma sono abbastanza convinto del fatto che appunto questo lavoro si apprende esclusivamente sul campo. Poi è giustissimo che si sia evoluto, è giustissimo che ci sia chi lo insegna, chi lo spiega, però quello che vedo io, ed è fondamentale confrontarsi, la fucina non è più il facchinaggio, i tecnici come era per me, ma sono le scuole. Ora non ne cito una perché sennò ne escluderei altre, ma Ce sappiamo ne sono tutti di cosa tante. stiamo parlando esattamente. E trovo però assolutamente improbabile
che uno arrivi, si presenti, dici ciao, ho fatto questa scuola e sono un direttore di produzione, cosa che invece avviene puntualmente. E in realtà c'è da riregistrare tutto, cioè da ricominciare da capo dicendo ok, tu hai studiato questo, stai perfettamente a fare un foglio di Excel, ma se non capisci quello che stai scrivendo è assolutamente inutile, superfluo. Però sai, è tutto il mondo che cambia, e questo mondo negli ultimi 20 anni secondo me è cambiato completamente, è diventato da appunto da una gestione familiare col padre padrone che era i figli che poi ereditano il mestiere, sono arrivate le multinazionali, sono arrivati i regolamenti molto più stringenti, è un lavoro che è cresciuto, è maturato, è diventato grande. Ed è anche giusto che i professionisti diventino altrettanto grandi. Si sta andando verso una direzione che è più la fidelizzazione dei professionisti, che sono a mio parere la cosa più, ovviamente la componente più importante, no? Le macchine le hanno tutti, i fari, le casse, i mixer sono uguali per tutti, poi dipende chi guida la macchina, no? Evidentemente. Quello che c'è disponibile sul mercato non basta per tutti in questo momento. Nonostante sia tanto ad oggi comunque... In assoluto sì, perché comunque se bastava appena appena fino al periodo prepandemico, e comunque d'estate si andava in debito di ossigeno. E adesso è evidente che i 2 anni della pandemia, la riduzione delle risorse, si stima che circa il 30% dei professionisti, soprattutto delle sfere più basse, ovviamente basse intendo dal punto di vista degli introiti economici, non per importanza ovviamente, abbiano necessariamente cambiato lavoro, per cui c'è evidentemente una corsa all'accaparramento della risorsa, ma non per cattiveria o egoismo, perché per necessità. È necessario, esattamente. Stiamo arrivando al giro di boa, e di solito chi ci guarda sa che giro di boa significa momento oggetto, come lo descriviamo nelle email di brief, e io so che hai portato qualcosa di davvero tascabile per raccontarci un aneddoto del tuo percorso. Eccolo qua, ed è un oggetto che, sai che, in realtà ci ho pensato, ma è un portafortuna per me, e molti delle persone che lavorano con me da tantissimi anni non credo neanche che lo sappiano, ma è un plettro che mi firmò quello che allora era il mio idolo, stiamo parlando del tour di Binaural dei Pearl Jam, quindi parliamo del 2000, come vedi... E parliamo dei Pearl Jam. Questo è firmato col pennarellino, e c'è una I, una V, che sono le iniziali di Eddie Vedder, e questo è stato nel mio zainetto sempre. Lo zainetto è cambiato negli anni. Il plettro no. Il plettro è sempre rimasto lì ed è un oggetto che mi rassicura avere quando vado in produzione. Ecco, vorrei chiederti, ne approfitto per andare un attimo a indagare, produzioni di queste dimensioni, cioè nel senso parliamo di rockstar immortali, parliamo dei Pearl Jam, prima abbiamo fatto altri nomi non da poco, cioè la prima volta che ti sei confrontato con una produzione, una realtà di questo tipo, qual è stata la tua reazione? Cioè, come ti sei sentito a sapere appunto che avresti lavorato alla produzione di un concerto del genere? Bah, nel caso dei Pearl Jam per me era come incontrare, non lo so, la Madonna, non saprei che cosa dire. Considera appunto che nel 2000 io avevo 23 anni. E giovanissimo. Ero assolutamente giovane, anche Vedder era molto più giovane. E quindi fu abbastanza emozionante. Allora, quella cosa lì mi è assolutamente passata, perché ovviamente adesso c'è un rapporto molto più professionale, molto più meno emozionale, ma attenzione, io ritengo che sia corretto che il direttore di produzione sia freddo rispetto a quello che sta facendo. Poi ovviamente ci sono artisti con cui puoi avere un rapporto più amicale, altri che è solamente professionale, ma questo non vuol dire che sia meglio o peggio, insomma. E, un'enorme emozione per me, forse la più grande tuttora, la dico sempre, ho avuto la fortuna di, non molti anni dopo questo plettro, nel 2003, che avevo già 26-27 anni, di fare probabilmente l'artista più grande che si possa fare in Italia, per un professionista della produzione, che era Eros Ramazzotti, quindi un tour mondiale che durò 11 mesi, andai ovunque, e calcola che a 26 anni
Adesso a 26 anni sei un bambino, sì, professionalmente, tu dici no, 26 anni come fai ad andare in giro? Io all'epoca ovviamente non ero direttore di produzione. Però avevi già un po' di... Però avevo già, la mia posizione e andare a fare questo lavoro a Caracas davanti a 30.000 persone... Non te lo scordi? No, non me lo scordo, è in assoluto un'emozione che mi porta ancora dentro. È arrivato il momento di addentrarci un po' nella materia in oggetto, che come abbiamo detto all'inizio è davvero ampio, cioè nel senso parlare di produzione, di un tour, di un concerto, significa mettere sotto la stessa cupola tantissimi ambiti diversi, però mi piacerebbe proprio tornare al primissimo step, cioè quali sono i primissimi step, le primissime fasi quando nasce la produzione di un tour, di un concerto? La produzione nasce ovviamente dall'artista, nel senso che, a parte i legami, diciamo, che definirei burocratici, nel senso l'artista o si produce da solo, cosa più rara, oppure va da un'agenzia e dice, sai che c'è, mi piacerebbe fare una tournée, un evento, questa cosa, e con l'agenzia, quindi con la massima carica dell'agenzia, comincia a parlare di quale può essere l'idea, quante date, dove, come, perché. Il secondo passaggio vede l'ingresso del direttore di produzione, normalmente parallelamente alla compilazione di un calendario, quindi del booking che fa il suo lavoro, si comincia a parlare del progetto, e quindi ci si siede con le varie figure, il management, appunto l'agenzia, e si comincia, l'artista, e si comincia a considerare che cosa vuole tirare fuori da questo show l'artista, se ha delle preferenze per lavorare con qualcuno, magari le persone, gli artisti un po' più datati, più anziani, hanno delle figure di riferimento che si portano appresso da tanti anni, invece quelli più giovani sono... spesso appunto non particolarmente legate a figure, per cui si cerca di mettere le persone giuste nel posto giusto. Ecco, se il direttore di produzione ha una funzione principale in questa fase, è appunto quella di mettere al tavolo... Costruire il team. Bravissimo. Di mettere al tavolo tutte le persone corrette, tra chi deve fare il progetto scenografico, da chi deve fare il light designer, da chi deve fare il fonico di sala, il fonico di palco, eccetera, eccetera. Questa personalmente è una delle fasi che mi piace di più, nel senso che cercare, poi non ci riesco sempre, ma cercare di mettere i giusti tasselli nelle giuste posizioni è secondo me la chiave per far partire bene un progetto. Importantissimo. Da lì in poi si cerca di conciliare la volontà di fare tutto il possibile per rendere lo show più bello, più fruibile, più interessante, con tutto il resto. Con le possibilità pratiche. Il budget, come primo riferimento, perché non è un lavoro, in quanto tale deve produrre reddito, se no andiamo tutti a casa. E portare avanti questo progetto, di solito avviene per mesi questa cosa. A volte cambia anche, perché c'è un'evoluzione dell'artista, perché c'è un'evoluzione del disco, perché quello che hai pensato all'inizio non mi torna, non più funziona, non si può fare esattamente. Mi sembra di capire che sia un lavoro che mette insieme, anzi richiede diverse skill, nel senso c'è una misura di pubbliche relazioni, che è quella di assemblare la squadra, c'è una misura più gestionale tecnica, che è capire tutto all'atto pratico, e forse cioè qual è invece la parte un po' più creativa, se c'è, nel lavoro del direttore di produzione? Beh, la creatività è una parte essenziale. Io mi confronto sempre con chi è il direttore creativo in realtà, piuttosto che lo show designer, perché comunque avere delle belle idee che non sono realizzabili non è assolutamente, cioè è un puro esercizio di stile. Per cui dici, bello questo render, meraviglioso, adesso facciamo un progetto. Facciamolo un utilizzabile. Per cui quella è la parte in cui io cerco sempre di, come tutti quelli che fanno, cioè credo che sia nei miei doveri, di realizzare i desideri dell'artista, ok? Per cui cercare di trovare delle soluzioni tecniche, logistiche, economiche, per poter dare tutto all'artista, fino ad arrivare al momento in cui si dice ok, siamo arrivati a questo punto, vuoi facciamo così, facciamo così, facciamo così,
questo può voler dire anche un allargamento delle maglie, quindi un ulteriore investimento di budget, oppure dire no, siamo arrivati, quindi o facciamo i coriandoli o facciamo i fuochi d'artificio, banalizzando ovviamente la questione. Parlando sempre di tour, perché a parte che abbiamo citato ad esempio già dei nomi per Jam, Motorhead, ma anche Emis, Post Malone e Franco, ovviamente di primissimo acchito è facile capire che ci siano tanti elementi che cambiano all'interno di un singolo tour, andando sulla dimensione più visibile, oltre al fatto che cambiano gli artisti, scenografie, scelte estetiche. Quali sono invece gli aspetti fissi del tuo lavoro che non cambiano mai, a prescindere dall'artista, se ce ne sono poi? Beh, la genesi è più o meno sempre la stessa, nel senso che, come ti dicevo prima, si parte dal tirar fuori un concetto base che può venire fuori, appunto, normalmente viene dall'artista, dal disco, se c'è il disco nuovo, no? Tu parlavi appunto del decennale di Mischilla, viene facile dire se facciamo un decennale dobbiamo fare un racconto, mi sembra evidente, no? E questi sono gli aspetti più o meno fissi. La struttura è sempre la stessa, anche a differenza, che ne so, da un tour di stadi, palasport, altri club, quello che sia, non è che cambi granché, diciamo, la scaletta di ciò che ti porta poi sul palco. Cambiano ovviamente le dinamiche, cambiano le modalità, i livelli di attenzione, i livelli di pressione, però è sempre quello, insomma, ed è giusto che sia così. Ogni artista pensa che quello che sta per andando a fare sia la cosa più importante del mondo, ed è assolutamente giusto che sia così. E quindi per me è importante che la mia attenzione non scenda dal fatto che siamo al club invece che allo stadio. piuttosto che a San Siro. Questo è Il fondamentale. tuo approccio, quindi ecco perché volevo anche chiederti appunto, cioè stiamo parlando di ordini grandezze di venue, visto che le hai citate, ovviamente molto molto diversi, cioè un club è un discorso, uno stadio è un altro, e tu mi dici appunto che il tuo approccio è sempre lo stesso, e quali sono, a parte gli ovvi numeri, magari gli aspetti più tecnici, le differenze più grandi a ragionare su ordini di grandezza così diversi? Beh, costruire uno show per un club è molto diverso da costruire uno show per San Siro, banalmente, nel senso che devi tenere in considerazione determinati aspetti. Banalmente, in un club sai che avrai la gente a un metro tutta addosso, che la vedi negli occhi, che la riconosci, che vedi che maglietta porta. E quindi si crea quasi naturalmente un clima molto di comunione, oserei dire, tra artista e pubblico. Man mano che la venue diventa più grande, hai un'esigenza di dover portare questa emozione un pochino più distante. Per cui, banalmente, sai già che dovrai inserire degli schermi, perché se no il faccione non lo vede nessuno, perché sei a 60 metri e vedi questo. E lì la produzione fa tanto, nel senso l'artista ha una grande responsabilità in quanto intrattenitore showman, però la produzione può davvero fare la differenza in quell'ottica lì, cioè può proprio trasportare il sentimento dell'artista al pubblico. In assoluto sì, in assoluto sì. Ci sono artisti che sanno molto quello che vogliono. E per me, anche da un certo punto di vista, è più facile lavorare con uno che mi dice sì, questo mi piace, questo no, questo mi fa schifo, questo è una figata. E non è sempre così, però, perché invece c'è caratterialmente chi quella responsabilità non la sente, chi vuole restare concentrato sulla mia canzone Al resto pensateci e voi. al resto pensateci voi, chi appunto non differenzia o non. Come dire, non ha a volte magari neanche l'esperienza di comprendere che non puoi fare lo stesso show nei club e a San Siro, no? Evidentemente ci sono. Ecco, mantenere, riuscire a. E quella è la cosa fondamentale per tutti: mantenere comunque un clima coinvolgente, anche se gli spazi si allargano e diventano più grandi. Quando si ragiona sui costi di produzione di un tour, come si dividono tra fissi e variabili? Nel senso, ce ne sono di costi fissi oppure davvero di tour in tour cambia tutto? Di base, diciamo che la prima macro divisione è evidentemente quella delle venue, cioè quella degli incassi, banalmente. Cioè, quanto si può incassare qui e
e quanto si può incassare da un'altra parte. Esistono dei costi fissi che sono quelli che noi mandiamo in ammortamento, diciamo, quindi quelli che non sono applicabili ad ogni singola data, banalmente la sala prove, la fai una volta, che ne so, la costruzione di pezzi speciali di scenografia la fai una volta, e potrei dire mille altri costi, gli alberghi, delle prove, eccetera, eccetera, tutto ciò che non è replicabile va in ammortamento, quindi viene poi risuddiviso sui costi data. I costi data invece sono quello che la parola dice, cioè oggi devo pagare un fonico, un light designer, i facchini, i rigger, il palco, eccetera, 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 il direttore di produzione, eccetera, eccetera, e quindi va così. Però più o meno, poi dipende anche, sai, dipende anche da quanto l'artista vuole investire, da quanto l'agenzia vuole investire, però ci sono dei riferimenti non scritti, delle leggi non scritte, però lavora da tanto, conosce. Che sì, che sono ok, possiamo spendere questo, possiamo arrivare fino qui, voglio fare una figata, allora arriviamo fino qui, voglio portare a casa un pochino più di soldini, allora arriviamo fino qui. Il discorso biglietti, cioè il prezzo di un biglietto viene calcolato in base ai costi sostenuti per produrre il tour, o è diverso il ragionamento? No, direi che è proprio l'opposto. Cioè, nel senso che si fa una previsione di incasso inizialmente e la produzione viene fatta in modo che rientri nei parametri che vengono stabiliti. Possa produrre percentualmente di soldi. Beh, certo, non bisogna aver vergogna di parlare di questa cosa. È un lavoro. Bravissimo, è un lavoro. Poi è una cosa tipicamente italiana quella di dire: no, noi non facciamo soldi. Ars grazie artis. Noi siamo qui perché siamo dei miracolati. No, noi siamo qui per lavorare, tutti. E a proposito sempre di soldi, so che sembra venale, però quando si affronta la musica come dimensione lavorativa spesso si trascura questo aspetto, e in realtà è importante come in tutti i lavori. Mi viene da chiederti, perché lo hai detto anche tu stesso prima, che i tour possono andare bene, ma i tour possono anche andare male. Quali sono i principali fattori di rischio che possono portare a un insuccesso economico in una dimensione di tour? Beh, sostanzialmente due. Una sbagliata previsione di incasso, anche lì ci sono delle regole, almeno io sono cresciuto pensando di, come dire, si diceva, facciamo finta di fare l'80% dei biglietti venduti, okay, perché non hai la certezza che li venderai al 100% e che farai tutto sold out. Allora, questo margine si è sempre più ridotto. No, in realtà si è amplificato, facciamo finta di avere il 90%, facciamo fino ad arrivare... Facciamo che è sold out. No, sì, la verità è questa. Cioè, ormai il ragionamento è praticamente dobbiamo esaurire. E quindi, per tornare alla tua domanda, questo è il primo parametro. O ci siamo sbagliati, non abbiamo venduto i biglietti. Secondo è aver fatto male i conti. Secondo è aver fatto male i conti dal punto di vista della spesa. Cioè, quella di ritrovarsi ad avere, ok, un budget e una serie di extra budget perché... banalmente perché l'artista vuole di più, quella cosa è cambiata, ma anche banalmente non è mia colpa di nessuno, cioè i costi negli ultimi 2 anni sono cresciuti tutti, perché i materiali costano di più, ora è inutile andare a parlare, lo sappiamo tutti, questo vale per tutti. Sì, ma proprio penso per tutte le aree, non solo per la musica. Ed è stato anche un problema, perché allora, per tutto ciò che è nuovo, tu puoi prevedere questa cosa, ma pensa a tutti i biglietti venduti pandemia. Di tour che ci puoi. Non è che potevi andare a dire al pubblico: oh raga, scusa, ci dovete dare un altro 20 euro perché ci siamo sbagliati. Ci siamo, è ovvio, no? Per cui quelli che si erano stati venduti sono stati venduti, i costi in realtà sono aumentati, però. A proposito di cambiamenti e di evoluzioni, non parlando di quest'ultimo triennio pandemico che per forza di cose è stato atipico, vista anche l'esperienza più che ventennale che hai accumulato, come hai visto cambiare il mondo della produzione, il mondo dei tour negli ultimi anni, e in quali aspetti forse è cambiato di più? È cambiato tantissimo. È il mondo che cambia, no? È la velocità del mondo di adesso che è diversa rispetto alla velocità degli anni 90. Io penso di avere vissuto a cavallo tra le due ere, cioè non faccio parte assolutamente dei primi pionieri, forse neanche dei secondi. Credo di aver vissuto
a cavallo della rivoluzione dei fine anni 90, quindi di internet, quindi del digitale, quindi di quel mondo lì. Ho visto il crepuscolo di quella fase lì e tutta la nuova era. Se prima facevi un po' tutto, adesso non puoi più fare un po' tutto all'interno di un'agenzia, perché il lavoro ha raggiunto un livello talmente alto di specializzazione che se fai quello, fai quello, punto. Cioè. Ed è un bene, assolutamente un bene. Io sono dell'idea che questo mondo è cresciuto... ha vissuto al di sopra delle proprie potenzialità per decenni. E poi ho dovuto fare i conti con la realtà. Appunto stiamo parlando di lavoro e quindi c'è da fare i conti con una dimensione più pragmatica. Se devo parlare della produzione, quindi poi in senso stretto, per tornare alla seconda parte della tua domanda, probabilmente il ruolo è diventato molto più gestionale, politico, di coordinamento. C'è molta più scrivania di prima rispetto a proprio a stare boots on the ground. Devi comunque stare sul pezzo e sapere bene, devi sapere aprire un camion e devi sapere affrontare l'imprevisto, il ritardo, l'incidente in senso l'errore, diciamo, sì. E quella è una parte fondamentale di questo lavoro. Ma mentre prima era solo quello, ora un direttore di produzione non può più permettersi di dire arrivo lì e risolvo. Non te lo permette più il lavoro. Cioè c'è una interazione di attori e di, come dire, di necessità, per cui devi preparare tutto bene prima. La preproduzione è la parte fondamentale di questo lavoro. Ma io direi che siamo arrivati al 90-10. Abbiamo detto davvero tantissimo. Io vorrei chiudere questa chiacchierata con un momento consiglio, invece di momento oggetto, momento consiglio, ma per una volta a due possibili destinatari diversi. Prima vorrei chiederti che consiglio daresti a un giovane artista alle prime armi, alle prese con il suo primo tour, cioè se dovessi essere il suo direttore di produzione, cosa vorresti che facesse un artista alle prese con il primo tour? Cosa gli consiglieresti? Il consiglio che do sempre è perché ritengo sia la cosa giusta da fare, ed è suonare, suonare, suonare tanto, sempre, ovunque possibile. E anche in questo ormai gli artisti passano dalla cameretta San Siro in un batter d'occhio, in un brano, in due brani, abbiamo tanti esempi. Però secondo me questo lascia un buco. Gli artisti nuovi, o meglio, quelli freschi, sono, come dire, poco preparati all'imprevisto, innanzitutto, e alla differenza di pubblico e di location e di venue che trovi. Me ne accorgo io, nel senso che quelli invece più datati, più anziani, che hanno un eccetera, percorso eccetera, più... hanno avuto, che ne so, io ogni tanto cito Vasco Rossi, no? Che diceva che cantava alle feste dell'unità per l'Emilia Romagna, non lo cagava nessuno, gli tiravano le cose, però quella roba lì serve, cioè quella roba lì non è folklore, quella cosa lì impara a gestire un in-ear, un monitor che non funziona, un imprevisto tecnico, a essere coinvolgente con le persone, imparare a guardarle negli occhi, o a non guardarci sullo scuola di pensiero. Io non sono un artista, quindi non mi permetto di giudicarla questa cosa. E invece adesso cambiamo prospettiva e andiamo a dare un consiglio a chi vorrebbe fare quello che fai tu, cioè a chi vorrebbe entrare nel mondo della produzione e magari arrivare alla figura del direttore di produzione. Al giorno d'oggi che consiglio gli daresti? Sono convinto che la formazione sia la chiave, soprattutto della produzione 2.0, ormai 3.0 oserei dire, perché quello che si faceva prima andava bene per prima, capisci? Andava bene per prima. Questo lavoro ormai non è più quella cosa lì, non è più urlare, arrivare, strillare, cavarsela, prendere una cinghia, risolverla così. Non può funzionare, ci sono parametri di sicurezza altissimi, soprattutto in Italia tra i più alti in assoluto, come spesso accade, e per cui è giusto che si studi, però ritengo che quella scuola dovrebbe essere in qualche modo, non so come, magari mi piacerebbe anche qualcuno sedermi discuterne con chi sa insegnare, io non lo so,
infinitamente più pratica. Voler partire ancora, sì, si sta meno in giro di una volta, almeno per quanto mi riguarda, però si sta comunque tanto in giro, abituarsi a tante ore di lavoro, tantissime ore di lavoro. Non dico quanto perché sennò la gente non ci crede, ma poi non vi chiama nessuno. Esattamente, però è questo di base. Cioè, di base è volerlo fare. Certo. Difficile che tu lo possa imparare. Maurizio, grazie mille, penso che abbiamo forse toccato la punta dell'iceberg di un mondo ampissimo, però è stata davvero una bella infarinatura generale. E quindi aspiranti direttori di produzione, aspiranti lavoratori al mondo della produzione, non vi lasciamo il suo numero di telefono perché ha diritto a dormire quando non è in tour, però i contatti di Showcrew li troverete online e in generale ve l'abbiamo detto, provare, iniziare, mettersi in gioco, forse è il consiglio che vale in assoluto per tutti i video che abbiamo fatto. Questo era un nuovo appuntamento di Come Funziona, ci rivedremo presto, magari su questo divano, magari in un'altra sede, ma c'è ancora tanto da scoprire e lo faremo con Italia Music Club.